Buongiorno, leggiamo dal libro dell'Apocalisse, capitolo 2, versetto 10 e capitolo 12, al versetto 11. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita. Non hanno amato la loro vita, anzi, l'hanno esposta alla morte. Due fratelli in Cristo, martiri. Aik, un giovane armeno di 22 anni, decide di consacrare la sua vita al servizio dei cristiani. Nel 1980 è attivo fra i credenti a Teheran, dove è proibito evangelizzare i musulmani, ma Aik rifiuta di cedere alle pressioni. Ci gettino pure in carcere, o ci facciano morire a causa della nostra fede. Non ci piegheremo a queste imposizioni. Mehdi è uno dei numerosi cristiani di provenienza musulmana. Nel 1983 è arrestato e detenuto per 10 anni. In carcere vogliono costringerlo a rinnegare la sua fede, ma Mehdi può affermare: «Non solo sono felice di essere in prigione per l'onore del suo santo nome, ma per di più sono pronto a dare la mia vita per Gesù, mio Signore». Nel 1993, in un tribunale segreto, Mehdi è condannato a morte per aver rinnegato l'Islam. Ma Aik viene a sapere della sua condanna e la denuncia pubblicamente. La comunità internazionale si fa carico della questione e il 16 gennaio 1994 Mehdi è liberato. 3 giorni dopo, Aik è rapito in mezzo ad una strada di Teheran. Il suo corpo sarà ritrovato senza vita. Durante la sepoltura, Mehdi in lacrime si rivolge così alla folla: «Quando il nostro fratello Aik è stato ucciso, sapevo che ero io che sarei dovuto morire, non lui». 6 mesi dopo, Mehdi raggiunge il suo fratello Aik. Il suo corpo, pugnalato, viene ritrovato in un parco a Teheran. Questi due nostri fratelli martiri, uno di origine armena, l'altro di origine musulmana, sono stati modelli di fede che hanno incoraggiato numerosi cristiani iraniani. Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Imitate la loro fede. Ebrei capitolo 13, versetto 7. Che il Signore ci benedica.